arrivati al nostro primo forum di studi sull'antico Egitto e antico e moderno. Abbiamo pensato di partire comunque con questa iniziativa, anche se in maniera, diciamo, meno diffusa, partecipata, però volevamo comunque partire perché attraverso queste iniziative vorremmo aprire un rapporto costante e di collaborazione con l'ambasciata della Repubblica d'Egitto. Oggi dovevano venire, però c'hanno il Ramadan, è un Ramadan abbastanza sfortunato perché è troppo caldo e loro sapete che di giorno non possono bere e quindi sono un po', diciamo, fuori equilibrio dal punto di vista, ecco, fisico. E allora comunque mi hanno mandato un'email, si sono scusati l'ambasciatore e quando a metà luglio io tornerò in Italia perché devo fare un viaggio e ci vedremo a Roma perché vogliamo attivare presso l'Accademia Nazionale d'Egitto che è a Piazzale delle Arti a Villa Borghese. Cerchiamo di attivare una collaborazione, prego, accomodatevi, una collaborazione costante con l'ambasciata. E presso quindi questa Accademia d'Egitto hanno riprodotto tutto il tesoro di Tutankhamon. È veramente interessante perché è veramente fedele. E possiamo vedere proprio l'organizzazione della sepoltura dei gioielli, dei monili, degli ushabti, quelle piccole statuine votive che loro utilizzano. E in più la mia speranza è quella di poter tornare sempre in Egitto, perché le fotografie che avete visto prima sono quelle che noi abbiamo fatto nel 2000, 2011, 2010, 2011. Che era, diciamo, l'ultimo anno che, no? Paolo, c'eri anche tu. 10, 2010, e c'era anche il carissimo fratello Maurice Ghezzi. E questa collaborazione potrebbe portare alla possibilità di visitare l'antico Egitto, tutti gli scavi, a Luxor, per esempio, Tebe, Karnak, diciamo, l'insediamento più complesso con Luxor, che era il tempio più piccolo, è collegato con un lungo viale di sfingi e l'hanno restaurato. Quindi si può andare da Luxor a Karnak a piedi e questa è una grossa cosa perché è una grande esperienza. In più, a Luxor abbiamo attivato l'ultima volta nel 2010 il primo convegno di indagine sulla nascita del monoteismo. Uno degli argomenti che abbiamo proposto all'ambasciata è proprio questo, la teologia del Dio unico dalla rivoluzione teologica del faraone Akhenaton alla nascita delle religioni del libro mosaico abramiche. Allora, noi parliamo sempre di una esistenza del monoteismo, diciamo quasi aggressivo, che nel 1540 a.C. il faraone Amenofis IV, attraverso una sua estasi, riuscì a pensare che doveva essere eliminata la divinità molteplice, quella di Amorrà. Però, come voi sapete, dopo 30 anni questa rivoluzione scomparve, fino al punto che a Tell el Amarna noi ci siamo stati e rimane poco e nulla. Di questo periodo però rimane la storia, perché c'è la questione della famiglia Ramesside di Seti I, che era, diciamo, un po' il padre di Mosè, perché la madre era ebrea, però Seti I era il padre di Mosè, come lo era di Ramses II. E
Il rapporto tra questi due fratellastri è stato splendido fino a un certo punto, quando Mosè, preso da questo raptus del monoteismo, cominciò a costruire la storia, una nuova storia di un nuovo popolo. Ma tutte queste cose le possiamo vedere singolarmente nelle nostre passeggiate virtuali, perché purtroppo non possono essere in maniera differente. Abbiamo però pensato e chiesto al professor Marrico Mursi, che ha conosciuto un personaggio che per quello che ci riguarda ci interessa molto, perché è sì appartenente alla cultura contemporanea islamica, ma è stato un premio Nobel. Il premio Nobel Naguib Mahfouz, che nel suo lavoro letterario ha cercato di descrivere l'Antico Egitto, perché ha scritto un libro su Akhenaton, un altro su Mosè, e quindi però il libro che sicuramente ha spopolato è stato questo, I ragazzi del Cairo, o della piazza, com'era? Il rione dei Del rione ragazzi. della. E il professor Mursi ha tradotto questo libro e ha conosciuto il professore Naguib Mahfouz, premio Nobel, e regista, fotografo, commediografo, era un personaggio veramente. Però lui poi dopo non ha fatto una bella fine, mi sembra. Ecco. Beh, è stato accoltellato e è sopravvissuto e poi è morto nel suo letto. Ecco, e allora io do la parola immediatamente al professor Barrico Mursi perché ci faccia una, diciamo, presentazione, una specie di ricordo di questo personaggio e poi continuiamo con una comunicazione di Rinaldo Tieri, che è una continuazione delle nostre elucubrazioni sul monoteismo, il politeismo, eccetera. E quando si parla di questi argomenti non si può non parlare dell'Egitto. E io poi dirò qualcosa sulla pesata dell'anima, sulla duat, su che cosa avviene dopo nel post mortem, e chiuderemo la serata così.